Vediamo Franco Berardi, Los Amigos Me Llaman Bifo, Talvez. La mia occupazione è insegno, sono scrittore, insegno all'Accademia de Bellas Artes di Milano. La cosa che mi interessa dal punto di vista culturale, teorico e professionale è la relazione entre tecnologia di comunicazione, formas della percezione estetica e movimento sociale. E mia storia ha sido essenzialmente una storia di azione sociale, non tanto politica. Non mi interessa tanto la politica, mi interessa molto più la trasformazione culturale della società. Hai moltissime ragioni per avere, per lire e per avere un'altra vez questa pellicola. Perché il colore e la fotografia sono fantastici, come una specie di surrealismo di tardo surrealismo, di ritorno al surrealismo e anche perché la storia che il nostro racconto è una storia molto significativa della situazione cinese, eccetera, eccetera, però la vera ragione per la quale mi pare una pellicola che vera e mi pare un director che conoscere, è che in mio sentito è la più significativa, interessante e esteticamente forte maniera di parlare di precarietà. La precarietà, questa è una parola che i sociologi e i periodisti utilizzano molte volte quando si parla della condizione laborale della ultima generazione, non è solo la precarietà non è solo un problema di lavoro, di relazione giuridica entre lavoratori e impresari, capitalisti, non è solo questo. È anche, in mio sentito, una trasformazione molto profonda della percezione del tempo e della percezione dello spazio nel quale noi viviamo. Questa pellicola è una pellicola sulla distruzione definitiva, l'annullazione dello spazio della vita quotidiana. Il direttore di questa pellicola, Jean Coe, già ha e ho fatto molte cose. Ante the Still Life, mi acuerdo Pickpocket, mi acuerdo Unknown Pleasures, che erano pellicole sobre la condizione di pobreza. Still Life è veramente un punto di non ritorno in la distruzione della relazione tra ombre e naturalezza, tra ombre e forme della vita quotidiana. Naturalmente sì, perché in Cina come in Europa la questione centrale del movimento sociale e della condizione nella quale la società si incontra oggi, la questione cruciale è la questione della precarietà. Desde il punto di vista della organizzazione politica della società, dello lavoratori e specialmente dello giovani lavoratori, hai come, mi pare che hai, una profonda difficoltà in la possibilità di costruire forme di organizzazione e di solidarietà.
a larga de continuidad, que puedan continuar en el tiempo y que puedan consolidar formas de autonomía frente a la agresión financiera, a la agresión capitalista. Hay una dificultad a este nivel. Lo hemos visto en los años pasados, en 2011 particularmente, cuando un movimiento se manifestó en muchos lugares de Europa, a Londres como a Madrid, como a Roma, como en Atenas. Un movimiento se manifestó, pero este movimiento no ha habido la capacidad de transformarse en una forma de organización solidal all'interno della vita quotidiana. Perché? Che si è cambiato in relazione a los movimientos obreros del Novecento, del siglo passato? Questa è la mia pregunta. È una pregunta alla quale mi pare che Zhe Zhangke tiene una specie di risposta. Il problema della relazione tra movimento sociale e arte e estetica era essenzialmente un problema intellettuale e un problema di volontà. Se parlava a questa epoca di compromesso, di engagement. E il compromesso dell'artista era una specie di mobilizzazione della volontà che si acercava alla realtà della classe obrera. Tutto questo non esiste più, perché il problema della relazione tra estetica e movimento sociale oggi si fonda sul fatto che il potere è essenzialmente potere sulla percezione. Lo che ha cambiato è la percezione e también la comunicación social que produce la percepción. En la grande transición desde las formas alfabéticas y mecánicas de la civilización y de la comunicación a las formas digitales, lo que se pasa esencialmente es una mutación de la percepción del tiempo, de la percepción del cuerpo del otro, de la percepción del medio ambiente, de la percepción de su propio tiempo y de su propio cuerpo. No hay, como en el pasado, una alienación puramente económica o social. La alienación está en el sufrimiento, que es un sufrimiento psíquico, pero también y sobre todo un sufrimiento estético, donde estético significa relativo a la percepción. En este sentido, el artista no se compromete en el viejo sentido. El artista tiene que trabajar con esta materia, que es la materia misma de la forma, de la percepción, del sufrimiento. Y yo diría también de la terapia. El arte se está transformando, en mi sentido, en la forma nueva de una terapia directamente política. Esa es la razón para la cual me parece que esta película es extraordinaria, porque es una película sobre el sufrimiento del no reconocer el mundo en el cual vivimos y de no poder acercarse al cuerpo de la tierra, al cuerpo del otro, porque está bajo el agua. La expresión Riding on the Dynamic of Disaster, cabalgando sobre la dinámica de un desastre, es una expresión de Robert Fripp, un artista músico y una especie de pensador también que formuló, creo que era en el año 80 o 81,
Manifiesto de las Unidades, il titolo era Manifiesto de las un, of Singular Intelligent Autonomous Units, de Unidades Autonomas Inteligentes. Era come un'idea che il disastro contemporaneo, il disastro che negli anni 70 iniziava a manifestarsi, che era al mismo tempo il disastro della dittatura neoliberale e il disastro di una trasformazione profonda della materia estetica, della materia della percezione. Questo disastro non si poteva affrontare con le forme di coscienza e di azione politica tradizionale. Tutto questo sta come nelle tre gargantas bajo l'acqua. Non esiste più, non potremo nunca recuperare questo che è passato, ahogato, no? Entonces, ¿qué podemos hacer? La idea di Robert Fripp è che tenemos que recomenzar desde la autonomía de unidades singulares, que no significa necesariamente individuales. Pueden ser individuales, pueden ser comunitarias, pero no pretenden a gobernar nada. Nunca más governeremo. Nunca más la razón política será capaz de governar la infinita complexidad de la realidad. Lo que podremos hacer es crear unidades autónomas, comunitarias, capaces de conectarse entre ellas. Las formas de existencia y de gobierno de cada unidad no se puede decidir del exterior. Es algo que solo la comunidad misma, la comunidad singular misma puede inventar. Es nuestro problema de hoy. Somos bajo un ataque barbárico del capitalismo financiero y no podemos ganar la batalla contra el capitalismo financiero. Somos en el lago, el agua de las tres gargantas. Tenemos que reinventar la sociedad a partir de una forma totalmente singular, totalmente autónoma. De nuestra vida, de nuestra existencia y también de nuestra percepción y corporalidad.